C'è un malessere fra i più giovani che non va sottovalutato. La sicurezza è una partita che si gioca su diversi livelli. Il ministro Luciano Lamorgese parla dei fatti di Capodanno in Piazza Duomo. Gravissimi, dice, al Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico in Prefettura a Milano. Ma parla anche degli scontri con gli studenti il 28 gennaio. C'è stato un cortocircuito, va disinnescato. Al suo fianco il capo della polizia, Giannini. Organici rinforzati di polizia, carabinieri, guardia di finanza, già dall'estate, ma non solo. Sono 255 uomini in più. Abbiamo parlato anche della videosorveglianza, delle circa 1500 videosorveglianze che ci sono, fino ad arrivare il programma a 5000. Noi assumeremo in realtà 900 persone per averne 500 in più, perché poi ci sono pensionamenti. Il fatto di poter contare su 250 persone in più già da giugno è già cosa buona. Troppo pochi, un contentino, l'hanno definito i capigruppo di centrodestra in comune, anche loro in delegazione ricevuti da Luciana Lamorgese. Al centro del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, inoltre, i fondi in arrivo dall'Europa fanno gola alla mafia. Segnali, avvertono prefetto e capo della polizia, arrivano più dall'Interland che da Milano. Temi che poco dopo anche il presidente della regione Fontana ha affrontato con il ministro Lamorgese.